dei promotori del mio libro e che è veramente all'origine del successo. Io gli devo un ponce. Sapete che cos'è il ponce? Poi ve lo spiega il dottor Pucciarelli. Qualcuno sì. Il ponce al civili, chi è stato a Livorno sa cos'è il civili, perché effettivamente senza di lui il successo del libro non ci sarebbe stato. Non era voluto, ovviamente. Questo non diciamo. Moderati. Più che una domanda, volevo fare una riflessione, perché le cose che le sentivo dire mi sembrano davvero il mondo al contrario, ma per la ragione opposta rispetto a quella del suo libro. Ovvero, lei è venuto qua e si racconta un po' come la vittima del sistema, non si possono dire certe cose, siamo vittime del politicamente corretto, chi dice certe cose viene bollato come una persona che non ha... Bene, è vero. Allora faccio solo notare che chi dice queste cose oggi, per esempio, ha avuto 2 pagine sul principale giornale italiano. Il suo libro ha venduto decine di migliaia di copie. Lei è continuamente in televisione a dire le proprie idee. Presto, molto probabilmente, verrà candidato e andrà in Parlamento europeo. Ecco, a me pare che invece in questa retorica ci sia molto vittimismo, è un vittimismo che serve a coltivare un po', a far salire l'onda reazionaria, conservatrice che c'è nella società e che sia in realtà una posizione molto di comodo, perché i voti e il consenso si ottengono esattamente dicendo le cose che dice lei, salvo poi definirsi come vittime del politicamente corretto, quando poi magari forse è solo il rispetto delle diversità. A me non piace ridere delle persone diversamente da me, perché magari le ferisco, e quindi penso che prima del mio diritto di ridere ci sia il diritto della persona che ho di fronte di non essere derisa. E ultima cosa, lei parlava di normalità, non normalità in base al numero delle persone in un determinato ambiente, una determinata società. Allora le faccio una domanda: gli ebrei in questo paese sono una minoranza, quindi non sono normali gli ebrei? Da un punto di vista statistico della religione probabilmente sì, se vogliamo stabilire dei canoni di normalità nella presenza della religione potremmo dire la stessa cosa. Sono convinto che la comunità e sono convinto che la comunità ebraica non si offenderebbe per questo. Ma le parole che lei ha scritto sui gay, se io ci levassi la parola gay e mettessi ebrei, per dire, guardi, l'ho già fatto con gli armeni e non si sono offesi. Non sono offesi, no. L'ho fatto con i carabinieri e non si sono offesi. L'ho fatto però con gli... non trovo la pagina. Glielo dico io, cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione. Allora, cari ebrei, normali non lo siete, fatevene una ragione. Non solo ve lo dimostra la natura, che a tutti gli esseri sani normali concede di, non so, festeggiare il Natale, ma lo dimostra la società. Rappresentate una ristrettissima minoranza del mondo. Guardi. Quando vi sposate ostentando la vostra normalità, la gente si stupisce, confermando proprio che canoni di ciò che è considerato usuale e consuetudinario voi li superate. Quindi gli ebrei superano... Attenzione, ripeto, questa prova che lei mi sta sfidando di fare adesso l'ho già fatta. Non sono stato denunciato dal comandante generale dei carabinieri, la comunità armena non mi ha denunciato, i professori non mi hanno denunciato, gli infermieri neanche, lo posso dire dei militari, cari militari normali non lo siete, andate in giro in uniforme sfidando i canoni della normalità, non mi hanno denunciato perché la normalità è una qualità che si definisce in senso statistico e non può essere considerato un'offesa, grazie a Dio la legge definisce quelle che sono le offese. Sul discorso di prima mi interessa... Adesso il discorso di prima, allora sì. Il dottor Pucciarelli ha chiaramente espresso quella che è la sua visione della cosa, però non ha citato che proprio perché ho pubblicato un libro che dice delle cose così assurde, mi sono preso 2 denunce, sono stato sospeso dal servizio e probabilmente ci sono tutte, sono stato denigrato dal pubblico, c'è chi mi ha offeso pesantemente che ho anche querelato, c'è chi ha scritto le cose peggiori di me, sono stato etichettato come negazionista, fascista, xenofobo, addirittura anti-ebraico, addirittura questo, cosa che non ho mai detto nel libro, non c'è una parola riferita alla religione ebrea o agli ebrei nel mio libro, però sono stato definito anche come antisemita e di tutto di più. Quindi la nuova censura, come ho detto prima, non tappa la bocca, ma tende a rendere totalmente ininfluente le parole che uno proferisce. Come?
l'ho già spiegato. Sei omofobo, sei razzista, sei fascista, sei putinista, sei negazionista, ti mettiamo nell'angolo, non partecipi. Poi, che nel caso del sottoscritto si sia verificato, non so per quali motivi, invece un grande interesse, questa è un'altra questione. Ma io non lo attribuisco al tentativo fallito della nuova censura, ma lo attribuisco soprattutto all'interesse invece che tantissime persone hanno dimostrato nei confronti di quello che io ho detto. E il motivo per il quale io vado in trasmissione, e qua voglio essere molto pragmatico, ma voi che siete professionisti della comunicazione so che non direte che non è vero, è perché faccio audience, solo quello. Se non facessi audience non mi inviterebbe nessuno, punto e basta. Non c'è una volontà chissà quale, perché probabilmente dico delle cose che interessano, c'è molta gente che le vuole sentire, e quindi lo scopo di chi fa comunicazione è fare audience. Non voglio trasformarlo in uno scopo economico, ma semplicemente fa il proprio lavoro. Chi fa comunicazione dice le cose che interessano alla gente, che è obiettivo della sua comunicazione. Se non interessasse a nessuno, dottor Brindisi, non mi inviterebbe. C'è poco da fare. Quindi è quello il motivo per il quale io sono nelle trasmissioni. Però non definiamoci perseguitati. Ma io non mi sono mai definito perseguitato. Intimo è politicamente corretto, non mi sono, proprio perché dice queste cose e viene invitato, quindi... Non mi sono mai definito perseguitato. A chi mi chiedeva poc'anzi se mi sentissi al centro del mirino, dicevo che un soldato, se si sente al centro del mirino, ha fallito il suo mestiere, e quindi non mi sento al centro del mirino, non mi sento perseguitato. Però non posso negare che chiunque esprima dei concetti totalmente legittimi, ma che vanno al di fuori di quello che è previsto dal politicamente corretto, è costantemente bersagliato da epiteti, da una certa sorta di segregazione, dal tentativo di metterlo a tacere, da offese, e questo è quello che vediamo tutti i giorni, lo vediamo assolutamente tutti i giorni. E ci sono dei nervi scoperti particolarmente evidenti che riguardano per esempio il pianeta LGBTQ, nei confronti dei quali non si può più dire nulla perché immediatamente si viene tacciati da omofobi, riguarda spesso le etnie, riguarda spesso gli immigrati o gli emigrati, a seconda. Sono argomenti particolarmente sensibili nei quali bisogna stare attenti a come si parla, perché se si emettono quei suoni non graditi si diventa presidente del consiglio con Giorgio Meloni, non lo so, non lo so. Il Parlamento, però questo è ti lascio parlare. Grazie dottore, ci vediamo a giovedì.